Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video tutorial di Word Base scriveremo una lettera completa. Ad esempio, una lettera di richiesta. Apriamo subito Word e mettiamoci al lavoro. Scegliamo ancora una volta documento vuoto. Quando si digita un documento, io consiglio di scrivere prima tutto il testo e poi alla fine applicare le dovute formattazioni, che a mio parere è il modo più rapido di produrre un documento. Però se vi fa piacere potete anche applicare la formattazione man mano che digitate il documento. In questo esempio scriveremo prima tutto e poi applicheremo le dovute formattazioni. Generalmente la prima cosa che si scrive in una lettera di richiesta è il destinatario, cioè a chi è destinata questa lettera. Quindi la scriverò su più righe, facendo degli invii. Ho digitato al presidente D, poi vado a capo e continuo a digitare il destinatario su altre due righe. Quindi ho premuto invio, asso marketing, poi ho premuto invio e ho messo la località. In una lettera il destinatario va messo nella parte destra del documento, però abbiamo detto che applichiamo tutte le formattazioni quando abbiamo finito di digitare il documento. Premo nuovamente invio. A questo punto scrivo l'oggetto della lettera. L'oggetto serve a riassumere in poche parole il contenuto della lettera. Ecco, oggetto, due punti, spazio, richiesta e iscrizione, associato ordinario. Ingrandiamo un po', facciamo lo zoom del documento così vediamo meglio. Poi vado a capo ancora con invio e continuo a digitare. Ho digitato queste tre righe in cui il mittente si presenta: il sottoscritto Rossi Mario, nato il, eccetera, eccetera. Poi, a un certo punto, alla fine delle tre righe, dopo tutta la presentazione, ho messo un punto e virgola, vado a capo con invio e digito chiede, tutto in maiuscolo. Poi premo ancora invio e continuo con la seconda parte della lettera. Chiede, quindi scrivo cosa viene richiesto e la lettera è finita. Quindi questa è una lettera di richiesta. Infine viene messo un saluto, tipo distinti saluti, punto a capo, la località, virgola, la data, AD spazio, ad esempio 15/11/2020, e poi la firma, quindi firmato. A questo punto abbiamo finito di digitare la lettera. Non ci resta che applicare le dovute formattazioni. Il destinatario va messo a destra. Vediamo come possiamo fare. Seleziono tutte e tre le righe relative al destinatario. Come possiamo vedere, c'è troppo spazio tra una riga e l'altra. Quindi sappiamo che dobbiamo andare qui su paragrafo, su questa freccetta a destra di paragrafo, e da qui spaziatura dopo. Metto con la freccetta in basso 0 e faccio ok. E poi posso utilizzare il pulsantino allinea a destra. Faccio clic e vedete che il testo si allinea a destra. Potrebbe andare bene così, però io non lo preferisco. Se voglio annullare l'operazione che ho fatto, anziché selezionare allineare di nuovo a sinistra, posso utilizzare questo pulsantino a fianco al salva, annulla allineamento paragrafo. Faccio clic su questo pulsante e il testo si riposiziona nella posizione originaria. Questo pulsante è molto comodo, serve ad annullare le ultime operazioni che ho fatto, man mano a partire dall'ultima. Se casomai per sbaglio cancelliamo un testo, possiamo ripristinarlo facendo clic sul pulsante Annulla cancellazione. Se faccio nuovamente clic su questo pulsante, vedete che si annulla anche l'operazione che abbiamo fatto prima. Mi posso anche muovere, c'è anche il pulsantino Ripristina formattazione paragrafo, cioè ripristino l'operazione che ho appena annullato. Quindi faccio clic e il testo torna nello stato che ci interessa. Allineando a destra, il testo non era ben presentabile. Posso utilizzare sul righello questi triangolini, questo strumento, rientro sinistro. Se tengo premuto col tasto sinistro sul quadratino in basso, trascino verso destra, posso posizionare il testo dove mi pare.
ad esempio a 11 centimetri. Lascio ed ecco che ho allineato il testo in maniera più presentabile. Un'altra cosa è dobbiamo ingrandire un po' il carattere. Lo mettiamo generalmente a 12 punti. Questo è 11. Siccome lo voglio ingrandire tutto, posso fare seleziona tutto. E poi faccio clic sulla dimensione del carattere e scelgo 12. Quindi cerchiamo di sfruttare al massimo tutti gli strumenti che abbiamo imparato nei video tutorial precedenti. Ora il destinatario lo voglio mettere ad esempio a 14 punti. Seleziono il destinatario e poi vado a scegliere 14 punti. L'oggetto invece lo voglio risaltare, quindi posso mettere un grassetto. Seleziono tutta la riga, mi posiziono qua davanti con il cursore, faccio un solo clic e poi faccio clic su grassetto. Poi, ad esempio, voglio dare un po' di spaziatura in più prima e dopo la riga dell'oggetto. Quindi faccio clic qui all'interno di un testo dell'oggetto, ancora su paragrafo, sulla freccettina per aprire le impostazioni del paragrafo, e utilizzo prima e dopo, aumento un po', ad esempio, dopo metto 12 e prima metto anche 12. Faccio ok, quindi ho un po' di spazio in più prima e dopo la riga dell'oggetto. Il paragrafo sotto l'oggetto qui, composto da queste quattro righe, lo voglio innanzitutto giustificare, perché a destra, vedete, non è allineato. Quindi lo vado a selezionare, faccio clic su giustifica e poi voglio dare un'interlinea tra le varie righe. Quindi sempre in paragrafo su questo pulsantino faccio clic, metto un'interlinea di 1,5. Come vedete, il nostro documento sta prendendo una forma più professionale. La parola chiede la voglio centrare e applicare una dimensione del carattere 14. Quindi la vado a selezionare, faccio clic su centra, applico 14 e mettiamo anche il grassetto. Siccome questa è una lettera di richiesta, ho voluto evidenziare al centro questa parola. Dopo la parola chiede c'è quest'altro paragrafo che, come quello di prima, lo vado a selezionare, giustifico e applico un'interlinea di 1,5. Infine, generalmente la data e la firma vanno spostate un po' più in basso, quindi se faccio clic davanti alla riga del luogo della data, posso premere a questo punto anche un paio di invii, faccio due volte invio, e quindi sposto queste due righe un po' più in basso. Il firmato invece va al lato destro, mi posiziono davanti al firmato, posso utilizzare sempre il rientro sinistro. Faccio clic su rientro sinistro sul quadratino. Attenzione, abbiamo due triangolini sopra. Uno si chiama rientro prima riga e l'altro sotto, quello appoggiato sul quadratino, si chiama rientro sporgente. Per ora non li utilizziamo, altrimenti possiamo combinare dei pasticci all'interno del documento. Dobbiamo stare attenti a posizionare il cursore del mouse sul quadratino sotto. Tenere premuto e spostarci verso destra. Mettiamo sempre a 11. Rimpiccioliamo un po' con lo zoom e vediamo un po' la lettera nel suo insieme. A questo punto abbiamo finito di redigere la nostra lettera e la possiamo quindi salvare e stampare per poterla poi firmare e spedire. Oppure, se la lettera è destinata ad essere inviata via mail, bisogna fare clic dopo firmato in fondo, fare invio e mettere il nome e cognome, tipo Mario Rossi. Perché la firma non autografa quando si invia un documento via mail ha valore attualmente legale. Quindi andiamo a salvare questo documento sulla cartella lavoro 2020 che è sul desktop. Faccio salva, sfoglia, quindi a partire dal desktop ho la cartella Lavoro 2020, faccio doppio clic e qui vado a digitare ad esempio richiesta associazione. Poi clic sul pulsantino salva qui in basso a destra. Chiudiamo un attimino, apriamo la cartella Lavoro 2020 e vedete che qui abbiamo la nostra richiesta. Se invece la devo inviare via mail, la devo salvare in PDF. Faccio doppio clic. Quindi faccio nuovamente File, questa volta salva con nome, sempre sfoglia, sempre nella cartella Lavoro 2020, che vedete
vi si posiziona automaticamente perché il documento l'ho aperto dalla cartella 2020. E qui in basso, dove c'è scritto Salva come, faccio clic sulla relativa casella e vado a scegliere PDF. Faccio salva. Ed ecco il nostro documento che si apre in PDF al momento del salvataggio. Quindi vado a chiudere, chiudo anche il documento Word e quindi ho due documenti, uno in Word che lo posso modificare eventualmente nel futuro e l'altro in PDF. I documenti PDF, per poterli modificare, non basta avere l'Adobe Reader. Il Reader serve solamente a leggere i documenti PDF. Bisogna avere l'Adobe Acrobat, quello professionale, che ha un costo abbastanza elevato e quindi non tutti lo acquistano per poter produrre documenti PDF. E basta aver salvato il documento Word per poter effettuare modifiche nel futuro. Ok, abbiamo finito. Chiudiamo la finestra. E se siete nuovi sul mio canale e il corso vi interessa, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche, per poter essere sempre aggiornati ogni volta che carico un nuovo video tutorial. E poi mi raccomando, mettete un like e ci risentiamo al prossimo video.